Era una femmina che si chiamava Palmina. Palmina si chiamava. Io non ci potevo fare la domanda. E ci chiamano tutte quante a domandare, viene a domandare per se che ne era fuori, per esempio che ne era dall'America, che ne era dalla guerra, se erano morte o erano vivi. E allora ci dicevano che ne era morto, ci dicevano, e che ne era vivo, ci dicevano poco. E mamma mia, per esempio, ci ha buscato. Erano 3 anni che scriveva papà che era dall'America. E ci ha detto che è morto, no, ha detto che non è morto, però un po' scrive, ha detto perché i passaggi sono tutti chiusi, ha detto che non si può scrivere, però è vivo. Poi invece ce n'era un'altra, demandava perdono per mio figlio che era pure alla guerra, se era vivo o era morto, ci ha detto pure che era vivo. Ci sono stati parecchi cervicati a domandare a chissà cosa. Iana Pia, di qua, per i campagni di sotto a casa, ci chiamavano i pezzi. Pezzi e erano per i pezzi di Turano e di Siena Torano. E poi prendevano, no, Iana Torano proprio, erano che c'era una corciatoia e erano assaltati. Finivano a certo livello e poi c'era una corciatoia che erano Torano e assaltati. E li prendevano questa corciatoia e erano assaltati. E c'era questa canna, una casetta piccolina piccolina, e c'era questa vecchiarella che ci facevano queste domande. Dice che era giunta alla fontana una volta, e dice che aveva bevuto l'acqua e si era via pigliato suo spirito. Boh, sapevo se era vero o bugia. Quindi Ida aveva pigliato lo spirito? Ida aveva pigliato lo spirito. E quindi lo spirito poi c'era ricevuto? E solo per spirito poi, parlava lo spirito. C'era chino di gente, tutti erano, tutti questi paesi gli hanno domandato, ma sapevo se era vero, se era il risultato che diceva, se era vero o bugia. Quindi cosa chiamava? Palmina. Palmina era da saltare, sei da capo, quando ci voleva per dire la saltare? Ci voleva una bella pecca per dire saltare. Non era buona. Non era buona ci voleva per dire saltare, a Pia di via, tanto dove erano sepolti. Avete pagato pure? I paganoni ci portavano che ne una pecuaglio, che ne un pane, che ne una cosa c'è da vino, tutte queste cose c'è di qua. Comunque i paganoni non si pagavano. Però ci avevano portato una cosa in casa, io se senza niente, se c'è qualcuno ti pari a chiesa a fare domande, ma in casa senza niente ci chiesa a fare. E ce ne erano, di qua ce ne erano parecchi. Perché tanto c'era pure la guerra e gli era domandato se erano vivi o morti. E che so era vero. No, era vero, era bugia. Comunque, ci io. E era cane a saltare. Non c'è Invece era la mamma che ti ricordi tu era? Era la mamma, io mi ricordo che cosa ricorda Poruana, che cosa ricorda Maria. Facciamo a Vala, eravamo quadrari, per tutte le età mia, per esempio, e facciamo a Vala. Era chissà che è una tradizione proprio di cervicate, che l'hanno sempre, si è sempre fatta a Vala, cervicate. È una tradizione vecchia, chissà che, antica. Non è stata una tradizione che è vissuta nuova da poco, era proprio antica questa tradizione. La facevano l'andice, tutto, lo fa sempre fatta. Va. Tu l'hai fatta pure? Te. Sì, l'hai fatta. Quando era giovane l'hai fatta. Mamma poveretta aveva un libro. Aveva un libro, mamma, di... Ma poi sai che ce l'ho ottenuto, sai come è stato fatto. Perché dice che questi cani erano 7 frati, erano i Costantini, erano 7 fratelli e una che si chiamava, la chiamavano Fiorentina, la chiamavano. E dice che poi questi frati si era fatta la guerra, tutti i frati erano venuti alla guerra. E da poveretta è rimasta sola, si è chiusa dentro.
E un nipote mai riesce ciò. Dice che alle finestre c'erano nate i verdicoli, le ortiche, le spine. Perché un nipote riesce mai ciò che sa carne. Poi dice che è venuto un regnante di fuori. E si è sposata, che sa casa si aveva portata fuori, è stata fuori al regno suo. E dice che poi quando è venuta a casa, ha trovato a casa tutta spina, tutta ortica, e ci ha detto al marito, ci ha detto che ma sono tutti morti, ha detto. Eh sì, ha detto che sono tutti morti, ha detto che c'è stata la guerra e quindi sono tutti quanti morti. E poi che è successo? Questo poi è successo che sa capo poveretta quando ha aiutato gli altri, ma i frati buoni, tutti morti, poi si è aiutato a tornare alla nazione, un marito si è portato a tornare alla nazione. Tornare all'Albania. All'Albania, se c'è giù vero. Ma tu sono fatto, tu te l'hanno contato? Ma l'ha contato mamma, poveretta, ma contava mamma che mamma aveva un libro. Mamma non contava sempre sul fatto che mamma aveva il libro, poi ha prestato e ce l'ho tenuto e non ce l'ho dato ciò, sul libro che sono di Costantino Beraim. Costantino Beraim, Costantino con la mia Costantino figlio mio, Ma queste parole sono pure già avale. Andava, Costantino Beraim. Tu ti ricordi le parole della avale cosa? E perché se caso? Che se so, cosa andiamo per lei, cosa andiamo con la mia? Cosa andiamo figlio mio, cosa andiamo frate mio? E chi se ne sì, ma per la valla ne succedeva non litica che tu per la valla boglia quando lite, succedeva. Ma imbriache? Ma imbriache però, no, che ne dà la valla no, Quando si imbriacavano, perché era carnevale, giustamente, a carnevale. Ognuno camminava a cuvetto. Ognuno camminava a cuvetto, ognuno si imbriacava, e facevano i liti, purtroppo, è così. Seminavano pure buoni, Ce ne sono state liti, perché poi erano imbriache pure, una volta così era, o tempi carnevale a così era. Tu ricordi un barone Gozzoli? Sì, mi ricordo. Che tipo era su barone Gozzoli? Era un po' aggressivo, barone Gozzoli, sì. Era un po'. Ma io mi ricordo vecchio, però non è che mi ricordo giovane. Ma ricordo che stava sempre seduto davanti al palazzo. Lo cacciavano con la seggia davanti al palazzo, con bastone, quando era buono, quando diceva governo, no. Ma ricordo che era una quadrara. Era giovane e stava sempre seduta avanti di anni. Era 90 anni. Poi era biaccio pure, era piccerito il barone Gozzoli. Ma era bravo, era uno che... Bravo te, non era. Era una pecca. I ricchi danno erano qua a grinda, oggi. I pazienti avevano stato, i pazienti, le ricche stavano per i ricchi. Che due. A grinda via. Sì, ma... Invece era un fotografo che lui si chiamava Giuseppe Dragone. A che tu no. Non l'hai saputo mai. No, io mi ricordo solo un saccio se l'era nipota o un frate il dragone, Don Vincenzo Dragone mi ricordo. Sì. Che due frate già poi se ne era venuto all'America, che era fotografo che non era nero. Chi era lo fotografo, Vincenzo o Giuseppe? No. L'altro frate, che lo sa come si chiama? Giuseppe Dragò. Giuseppe, e che già poi se ne era venuto all'America. Un fotografo se ne era venuto all'America. Non c'è ricordo male. No, non c'è ricordo più. Era venuto a Nova York, a Parca. E Don Vincenzo, ma ricordo che eravamo uguali con... più o meno coetanei con le figlie, ci ha sempre io che i figli alla casa del dragone. Ma me, tu ero 37. Mimì era tu 36. 36? Mimì era tu 36, e donna era Faluzza era tu 33. Ma era le fotografie, che su te ricorda queste fotografie? Dici che faceva belle fotografie? Belle fotografie faceva.
Però io che mi ricordo le fotografie che faceva sempre, ma io non so quale fotografia che faceva. No? Una fotografia di famiglia. Di famiglia. Che te l'hai visto quando? Ma io non l'ho mai vista. C'è gli anni in casa. Ah? Che ne faccia la fotografia? Che dei dragoni. Ah. Un frate. Un frate che tu che aiuta a Nova York. Ma no, io non potessi fare alla casa. Sì, che ti dava di cervecato quando ci caglierò? Se no, io non pure alla casa si fa le fotografie. Sì. Era un bello fotografo, sapeva fare le fotografie, sapeva fare. Che le fotografie all'antica. All'antica, sì. Una carta in duppa. No, io facevo le fotografie. Te ricordi invece Don Angelo che lui aveva la fondazione? Don Angelo Dattoli, sì, ma ricordo. Ma ricordo, mi sembra a cercare. Era bravo Don Angelo. Personalmente era bravissimo. No, magari il dopo Variando ha fatto del suo meglio, leggiamo da così. Che faceva questo? Era, era chimico. Era chimico Don Angelo. Era il maggior chimico. Era chimico, era da Brescia, abitavano a Brescia. Era ricco, erano ricconi, aveva una casa a Brescia, un'altra casa a San Marino, non era ricco, Don Angelo stava bene. Una via eredi? No. Di sua? No, come sua era via? Don Felice, no. È solo Donna Felice. È una sposata male. No, non era sposata male Donna Felice. Poi c'era la statua a chi te l'ha tutta d'Argentina, il palazzo. Un palazzo, poi c'è la stata. Ci ha lasciato una roba d'Argentina e ci ha lasciato un palazzo. E l'altra cosa, l'altra ricchezza, che ha lasciato la fondazione, fu... non per capirci, era abbastanza, veramente. Però aveva il miliardo. Era ricchissimo, però. Avevano per lo sbore. No, il ricco era ricco abbastanza, veramente. Era il maggiore chimico quando la guerra, erano tutte le nazioni. E poi, dopo che Chisuka ha cervicato, ha lasciato sapere perché lui era decervicato. Sì, nativo era decervicato. Lì l'altro però vicino di Mongrassano. Lì il padre era di Mongrassano. La mamma vicino di decervicato. Donna Franceschina era una suora di casa, il palazzo era cane a mamma di Don Angelo. Dato. Il padre invece era di Dattolo di Mongrassano. E poi ha lasciato tutti questi soldi alla fondazione. Alla cioè. Fondazione non lo so se ne ha lasciato pure ad alcuna tre banca. 100 milioni ha lasciato quello che non ha mai toccato. Non serve sempre... Alla fondazione. Non ha pigliato solo l'interesse e una fa festa a San Rocco. Siccome una zia aveva fatto una vota a San Rocco, che era una guaglione ed era stata operata da un guaio inguaribile, ed aveva fatto questa vota a San Rocco che... E poi Don Angelo praticamente ha pigliato sa devozione pure da zì. Se no, San Rocco il luogo non si è mai festeggiato. No, ci mette una processione a San Rocco. Prima sì. È Don Angelo. Sì, la processione. Appena da guerra ci ha fatto una festa a San Rocco che... No, no, al cuore di Gesù ci ha fatto una festa dopo la guerra. Al cuore di Gesù, non a San Rocco. A San Rocco l'ho sempre festeggiato. A processione ci ho fatto sempre tutto, poi giustamente... No, mi pare che ti giocavo un biliardo, Don Angelo, che abbiamo un ruolo dopo lavoro, quando guerra. Lo so, cioè, Don Angelo veniva sempre qua, state, sempre veniva. Però aveva sempre un nuovo vestito, stava a casa lo trovava, sempre... Io mi ricordo... E sempre che ti stesse scarpe. Sempre che ti stesse scarpe lì. E con le San Marchesi invece se ti raccordi i cervicatesi? Molti, ma prima no. Ma solo il comune non era la San Marco. Vicenda, quello dice l'accordo di amicizia. L'amicizia. Prima che non guaglione mai. All'ubivi non avevano bene i ciubicani. Poi dopo, mano a mano. Come sono i San Marchesi? Come li consentivi? Sono una pecca approfittante. Come li consentivi? Perché? Se va che ti domandano a mangiare. Se tu ci dici sì, no, se non avessi mangiato ti davano un caffè. Ma ha mangiato, se ci dici no, non ha mangiato. Ah, se avessi mangiato ti davano un bicchiere di vino.
che si viene.